Stamattina presenteremo appunto la mostra della Minerva e il primo momento che dà inizio appunto a questa manifestazione, che ormai è la 15ª edizione e che rappresenta una sfida per l'Hortus Magnus, una sfida che si è trovata a confrontarsi con la crisi ormai pressante e soprattutto con la nascita di tante manifestazioni florovivaistiche sul territorio nazionale. Nonostante tutto l'Hortus Magnus è riuscito a realizzare questo evento che raccoglie a Salerno tra i migliori vivaisti d'Italia e del territorio campano. Un ringraziamento sentito a tutto il direttivo dell'Hortus Magnus, perché lavoriamo in grande sintonia, tutti l'uno diverso dall'altro, in una unità operativa. Grazie. Molto bella anche questa scelta che ha detto Pinto, che ha già in particolare, e la manifestazione è supportata anche dalla presenza e gestisce il museo italiano Paolo, capite dalla quanto questa manifestazione sia presa e poi la mica provvide Patrice. Allora saluto tutti gli ingegneri qui e un saluto va anche in questa iniziativa. Ma grazie per tutti gli eventi che accompagneranno i salernitani nei prossimi mesi. Sì, questa mattina abbiamo con la Fondazione Alfonso Gatto abbiamo presentato il programma degli eventi che la Fondazione propone, ma evidentemente non c'è solo la Fondazione. Tanto per rimanere in tema di Fondazione, nel mese di giugno, nella prima decade, ci sarà un'iniziativa Mille Poeti per cambiare il mondo, che si terrà a Salerno e che vedrà protagonisti tanti poeti da tutto il mondo. Nello stesso mese c'è Salerno Letteratura, con la quale interagisce anche la Fondazione Gatto, e per cui per esempio quello sarà il mese della letteratura. Ma la Fondazione Gatto in questi ultimi anni si è contraddistinta per un'attività continua in tutto l'anno, e in particolare da questa sera inaugura un piccolo spazio al vicolo San Bonosio, che è un vicolo caro anche al poeta, nel quale ci sarà un'attività permanente, sarà possibile consultare libri in formato elettronico e tutta l'informazione possibile sulla produzione di Alfonso Gatto. Tutti eventi che precederanno la stagione estiva dei salernitani. Sì, sì, ma siamo ancora in piena primavera, abbiamo ancora tante iniziative nei mesi di aprile, maggio. La stagione estiva comincia canonicamente col 21 giugno, fino a quella data abbiamo ancora tanti eventi da comunicare. Stasera c'è la prima del Don Giovanni al Teatro Verdi, mi pare che non sia poca cosa, e tante altre eventi, Salerno Porte Aperte, insomma abbiamo ancora da raccontare tante cose prima di passare al dettaglio della stagione estiva. Siete riusciti nel vostro obiettivo, almeno c'è da parte dei giovani un riavvicinamento ad Alfonso Gatto? Credo che oltre a un avvicinamento ad Alfonso Gatto ci sia un riavvicinamento alla poesia, questo frutto di un lavoro lungo e duraturo. Io sono coordinatore del gruppo dei 100.000 poeti per il cambiamento, 100.000 Poets for Change, per Salerno naturalmente, e vede appunto la riscoperta della poesia non come luogo accademico ma come linguaggio universale, perché poi fondamentalmente la poesia non è tanto quella che sta nelle pagine dei libri, ma è quella che ci contraddistingue nelle azioni quotidiane. Qui la poesia è la vita per me, innanzitutto. Io ho cercato di trasmettere questo al gruppo dei 100.000 poeti. Mi collego al movimento dicendo che appunto ci sarà, questa è altra testimonianza di un lavoro, di un frutto, di un bel frutto che stiamo per raccogliere, che è a giugno, nella prima settimana di giugno, dal 3 all'8 giugno, Salerno sarà la casa della la prima conferenza mondiale dei 100.000 poeti per il cambiamento. E non solo, perché quella settimana sarà un giugno un po' caldo, perché ci sarà in concomitanza anche il Litfest, cioè l'Erasmus Plus, che vedrà Salerno ospitare tre nazioni europee come Inghilterra, Francia e Spagna, per progetti culturali di interscambio appunto. Loro verranno qui, altri italiani, salernitani andranno a ospitare
ospiti nelle rispettive nazioni per lavorare sulle traduzioni, sulla poesia. Nel caso specifico noi lavoreremo sulla poesia di Alfonso Gatto.